L'altro aspetto sono i lavori, su, i lavori come li abbiamo presentati su una porzione della, del lungomare, lato diciamo ippodromo, lato dopo il twist, erano previsti nella strada interna per non impegnare la strada del lungomare nella fase dell'anno scorso e quindi lavori su due parti. In questa porzione è impossibile, non, è, non l'abbiamo detto noi, non ri, no, guarda, siccome la, no, non c'è nelle brochure. Nelle brochure c'è scritto che laddove possibile i lavori e la cantierizzazione consentirà un accesso al lungomare e sarà previsto un sistema di cantiere che occuperà la porzione carrabile, quella più esterna per una fase e la porzione più interna del lungomare. Sui lavori stradali come questi del lungomare in questa zona qua è impossibile consentire la condivisione, la convivenza di lavori di questo tipo con l'attraversamento di auto, perché non c'è manco la strada. No, il passaggio, allora, il passaggio pedonale, sì, sì, il passaggio pedonale era consentito, nel senso che come dire, in occasione di alcuni tipi di lavori stradali o come al Poetto viene interdetto il transito in relazione alla sicurezza per gli utenti, ma tutte le zone del lungomare e l'accesso al agli stabilimenti e alla spiaggia era garantito. In alcuni casi, in porzioni maggiori, o meglio con una distanza di accessibilità maggiore, in alcuni casi con accesso minore. Però voglio dire, in via Sassari o nel resto della città ci sono dei percorsi che consentono l'accesso, ma non è una possibilità di attraversare il cantiere. Oltretutto il cantiere con quel tipo di accessibilità ha tempi molto più lunghi, più il lotto è grande, più si accorciano i tempi del cantiere. Non è un caso che siano arrivati nell'arco di 3 settimane dal Lido alla prima fermata già con la strada. Cioè, in alcuni casi c'è un problema anche che la scelta può essere anche quella di parcellizzare il cantiere per lotti e frazionare anche i lotti, vorrebbe dire una lunghezza del cantiere di un anno in più rispetto al va bene, no va benissimo. Ma, mi scusi, non ho capito, le varie volte che ha sollecitato e poi l'ha chiamato il direttore dei lavori? L'ha chiamato anche dire, io non so in quante città d'Italia il direttore dei lavori chiami i cittadini, però vabbè, non per carità. No, lo dico perché noi... Va benissimo. Io voglio dire, non ho, cioè cerco di spiegare. Dei servizi igienici. Allora, l'altra questione è quella relativa ai servizi igienici. I servizi igienici verranno predisposti anche essi, ovviamente c'è un problema legato alle attività di cantiere, saranno di più adesso quando partiranno il posizionamento dei primi servizi igienici e l'attivazione. Adesso alcuni bagni sono aperti, ovviamente vanno aperti anche gli altri, perché lo so, abbiamo, sì, cioè voglio dire, sì, scusate, per intenderci, i bagni del Poetto consumavano acqua come se fossero le cascate di Rio de Janeiro. Avevamo un costo di Abbanoa di 150.000 euro per i bagni del Poetto, d'acqua, perché erano
delle perdite continue. Stiamo sistemando i bagni, l'abbiamo già fatto. Poi, per carità, li abbiamo sistemati e due giorni dopo hanno rubato rubinetti, lavandini e gabinetto. Sì, anche lì si può dire, ma voi dovete fare il controllo. Io però non ho un vigile, anche volendo, non ho un vigile per ogni palo della luce. Cioè, guardate, questo paese o si rende conto nella, come dire, nella diffusione comune di un senso civico, di un, oppure è persa, cioè non ci sarà mai una possibilità di presidiare ogni angolo della città. Io l'ho vista le città così, non è che non le ho viste. L'ho vista a Buenos Aires, dove c'è un militare all'angolo di ogni strada. Non sono democrazie. L'ho vista. Adesso li stiamo riattivando, stiamo facendo i lavori per poter mettere. E quanto? Adesso partiranno. Risponde l'assessore. No, scusi, intanto voglio dire, nel caso noi non abbiamo. Se a fianco, signora, mi scusi, se a fianco si svolge un altro dibattito, poi diventa difficile anche per gli altri. Poi dopo. No, ma infatti, siccome il microfono è aperto. No. Nel senso che lo può dire dopo a tutti quanti, perché cioè, soprattutto no, ma lo dico mica a lei, a chi incentiva la discussione, che sono l'assessore, il segretario del sindaco, che se si accomodassero seduti e non a incentivare la chiacchiera, magari farebbero anche loro un buon senso civico. No, io intanto volevo dire che se non siamo stati abbastanza attenti nel dare le risposte, mi scuso, perché può essere che tante volte noi non abbiamo risposto nei tempi prescritti, nei tempi richiesti, quindi mi dispiace, si può sempre migliorare, cercheremo di migliorare. Poi rispetto a quello che noi abbiamo scritto nella brochure, voglio anche ricordare che questo è un progetto molto complesso, molto complicato, che certamente ha comportato anche modifiche rispetto alla rotta che era stata intrapresa all'inizio. Per esempio, noi abbiamo in qualche modo rallentato i lavori per far sì che si potesse concepire una condivisione fra lo scavo e l'utilizzo della spiaggia l'estate scorsa. Questo per esempio ha creato qualche problema anche all'impresa. Non sempre è facile condividere il fatto che questa è una zona che ha residenti, ha turisti, ha utenti della spiaggia. Quindi durante il corso dei lavori, molte cose sono cambiate rispetto all'organigramma, al cronoprogramma che è stato fatto, e voi sapete bene che questo è possibile farlo perché le leggi lo consentono, perché basta che il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza condividano comunque modifiche in corso d'opera, si possono fare. Quindi cercheremo di essere più attenti nella risposta. Per quanto riguarda i bagni, ugualmente, i bagni sono 10 e il pool nuovo ne prevede 7. Ne abbiamo demoliti 3, ne abbiamo demolito il primo, ne abbiamo demolito altri 2 perché comunque si sovrapponevano all'ubicazione dei nuovi baretti, gli altri restano così come sono, perché noi non possiamo pensare di affrontare la stagione estiva con anche il problema della realizzazione dei nuovi bagni. Poi, come? Esatto, adesso noi li stiamo manutenzionando tutti, giustamente voi avete sottolineato quanto siano mal ridotti quei bagni. I bagni andranno adesso sottoposti a una manutenzione straordinaria, a un uso migliore. Poi certamente bisognerà che tutti ci ricordiamo che le cose di proprietà pubblica vanno utilizzate bene, perché anche adesso sull'Evo c'è scooter e mezzi di ogni genere che parcheggiano, e noi tutti i giorni, perché noi possiamo dire, alle volte ci incontriamo senza sapere neanche che siamo qui, ci incontriamo col sindaco, con gli assessori, siamo qui tutti i giorni. Allora noi abbiamo per esempio il Levocel che è oggetto di parcheggio continuo da parte di scooter, quindi noi dobbiamo migliorare il nostro modo di comportarci, ma io credo che voi ci dobbiate aiutare a conservare quello che stiamo facendo. Sui bagni, ripeto, stiamo facendo una manutenzione che ci consentirà di tenerli aperti nel miglior modo possibile, visto che sono abbastanza in pessime condizioni, fino all'autunno, quando verranno realizzati tutti i bagni nuovi. Ma io, no, ma dopo,
Ci poniamo l'obiettivo di chiudere entro mezz'ora, perché sennò diventa un po' lunga la cosa. Sta anche un po' abbassando la temperatura. Allora, un altro residente, Gianni Selva. Non so se ci sia ancora. No, non c'è. Giorgia Magia, che è residente e poi del direttivo di Città Ciclabile. Neanche lei. C'è la signora adesso? Caterina Turri. Caterina. Brevità a tutti, nelle domande e nelle risposte. Brevissima. Volevo dire soltanto due cose, come residente, ma neanche come residente, diciamo come cittadino cagliaritano, che ho apprezzato molto i lavori, ho apprezzato molto il modo in cui sono andati avanti e in cui a partire dall'impresa per finire con i tecnici hanno dimostrato disponibilità a ogni problema posto durante proprio l'effettuazione dei lavori. Rispetto, vanno bene anche le rotatorie, rispetto alla Salerno-Reggio Calabria, mi sembra che possiamo insomma mostrare un po' di orgoglio anche come cittadini per lavori che vengono fatti bene, ecco. Però volevo dire, come cittadino che ci tengo a questo lungomare, che mi dispiace vederlo che inizia già a deteriorarsi, nel senso che, come diceva anche l'assessore, c'è una parte dove le biciclette passano, invece è pedonale, non dovrebbero passare. È proprio l'altra sera, io cammino tutte le sere un'ora lungo tutto il lungomare e osservo, e ci sono cordoli già rotti perché ci passano le macchine, e insomma c'è un uso veramente sconsiderato. Allora io credo che ognuno di noi debba assumersi anche, come dire, l'impegno a aumentare il senso civico, a far capire ai cittadini che le cose pubbliche non sono di nessuno ma sono di tutti, anche nostre, e quindi custodirle. Volevo, a proposito di città ciclabile o ciclisti vari, segnalare un problema, che a volte hanno una velocità eccessiva, perché un conto è l'uso della bicicletta, un conto è come si dice, l'allenamento, per quello ci dovrebbero essere dei velodromi eventualmente, perché anche loro sono pericolosi quanto gli automobilisti. E in questi giorni in cui ci sono i lavori nell'ultimo tratto, prima della curva, dove quindi loro evidentemente non possono proseguire per riprendere la rotonda e tornare verso la città, girano nell'ultimo tratto di via dei Villini, poi in via Capri, contromano, per cui a me è capitato più volte di entrare in via Capri nel senso corretto e trovarmeli davanti nella curva e evitarli per miracolo. Allora, se c'è qualche ciclista in giro, sensibilizzi anche lui, i suoi colleghi, amici ciclisti, a un uso, come dire, compatibile anche della bicicletta. L'altra cosa, si è parlato prima degli stabilimenti militari, io mi rendo conto che è un problema che non possono affrontare nelle amministrazioni comunali né regionali, perché è un problema che riguarda altri livelli, però c'è un e lo vedo e lo sento tutte le sere da quelli che vengono a passeggiare da ogni parte della città, che accolgono di buon grado magari l'idea di rinunciare alla macchina, di avere un po' più di difficoltà nel parcheggio per godere di questa cosa, che però non tollerano, e ho sentito le lamentazioni e l'irritazione delle persone rispetto alla questione dei parcheggi privati disseminati lungo tutto i parcheggi privati, perché sono privati, degli stabilimenti, compresi quelli militari, che ne fanno un uso, quelli passano continuamente, hanno messo, cioè è una cosa veramente, la gente non tollera più questi privilegi, non è più tempo, e anche qui
spetta anche a noi, come dire, fare una battaglia politica anche, cominciare a scrivere sui giornali, su quei giornalacci che circolano online, a protestare per queste cose. Grazie. Cioè, Giorgia Meloni, la magia, chiedo scusa, la ciclista, sì, infatti. Sì. Buonasera. Sì, sì. Allora, io sono un ospite recente, vivo un annetto qua al Poetto. Trovo che sia un luogo spettacolare, meraviglioso, che da un anno a questa parte sia proprio abbia cambiato forma e sia bellissimo e abbia anche grandi prospettive. Utilizzo la bicicletta e vado spesso a piedi. Vivo alla Quinta e quindi dalla Quinta vado spesso alla Prima, insomma. Ci vogliono 20 minuti per arrivare a piedi e 10 in bicicletta. Avevo chiesto, notato che si potevano mettere delle panchine in questo tragitto, perché sembra un percorso lunghissimo, proprio perché non ci si può fermare un attimo a riposarsi. Dalla Quinta, vivo qua alla Quinta, quindi dalla Quinta a Marina Piccola ci sono 10 minuti in bicicletta come orario e 20 a piedi, e sembra una cosa, cioè, alla Quinta è lontanissimo. No, se magari nel lungomare si mettono appunto queste panchine dove uno si può, anche con le tettoie, si è previsto, con delle tettoie dove uno magari si può fermare, o anche solo le panchine, insomma, ti puoi fermare, qualche fontanella non sarebbe male, anche insomma, per è tutto previsto. Scusate se io non sono molto informata, per appunto ci sono un anno, non è che. Poi ho notato che ci sono molti ciclisti appunto che utilizzano la pista ciclabile per passeggio come pista da corsa, e non va bene, perché ci sono altre piste, perché se uno vuole farsi la corsa deve andare in altre situazioni, però forse c'è anche la necessità di sapere dove mettere la bicicletta quando si arriva per andare in spiaggia. Sì, però il ciclista che magari ha la bici di un certo valore non la lascia lontana, cioè in strada, e poi vabbè, la bici, anche se costa 100 euro, ha un valore per chi la usa, perché sì. No, magari, come stava dicendo lei, suggerendo lei, qualcuno che si attrezzi per fare una sorta di parcheggio, cioè una collaborazione. Io sto dando delle indicazioni di necessità, non sto criticando, non è mia abitudine, no. Prego? Di che cosa? Di rastrelli? Per me va bene tutto, sì, sono quelle che sono state pubblicizzate, ma vanno bene anche quelle antiche. L'importante è che ci sia la possibilità di parcheggiarsi, di non essere, cioè dobbiamo convivere. Io allora utilizzo la bicicletta anche per andare a lavorare, quindi volevo chiedere anche come è possibile che io interagisca con gli automobilisti, e come posso passare per esempio dal Poetto, vado a lavorare vicino al tribunale, mi faccio tutto il percorso Viale Diaz, le strade, ancora scusatemi, non le conosco benissimo, però queste strade dove sarei costretta a passare nella striscia gialla centrale tra le macchine e il pullman, è ovvio che è un suicidio, e io passo lateralmente vicino al marciapiede, così se dovessero investirmi mi butto, cioè secondo me, però vengo sempre reguardita dagli autisti dei pullman che mi suonano. Cioè lì io vorrei capire se tutte le macchine parcheggiate nei marciapiedi che bloccano il passaggio dei pullman, cioè io do fastidio, che sono una biciclettina lì, insomma mi metto anche, mi faccio da parte, eccetera eccetera, l'unica cosa che posso chiedere è che ci siano dei cartelli che avvisino la presenza dei ciclisti che vanno a lavorare, perché vanno bene le piste ciclabili, però in altri percorsi noi dovremmo avere la possibilità di utilizzarla sempre la bicicletta, no? Secondo me è questo. Due cose velocissime, avete previsto la presenza di spazi di sosta attrezzati per poter magari consumare un pranzo invece che in spiaggia, spostarsi un attimo? No, fa schifo, perché se sono attrezzati, e se invece di sporcare la spiaggia si hanno una fontanella e due bidoni, prego?
perché le cose si possono fare, non sono mica tutte, insomma. No, va bene, poi volevo chiedere se si possono fare le bancarelle, cioè se uno è un artista può fare una, perché no? In certe zone attrezzate che attirano i turisti, perché no? Tutto si può regolamentare, tutto può essere ordinato e carino. E poi niente, l'anno scorso io sono stata morsicata da un cane senza museruola. Volevo sapere se era appunto in via di progettazione, so che lei in via di progettazione o di realizzazione la zona per i cani, però cioè, qui c'è l'abitudine di portare i cani senza guinzaglio, senza museruola, eccetera eccetera. Grazie. I cani ovvierà appunto questo problema. Sì, io alla parte della risposta che riguarda i percorsi ciclabili forse farei parlare direttamente all'assessore che... città ciclabile, giusto? Città ciclabile. Però è anche città ciclabile, perché con città ciclabile tutto il progetto lo conoscono bene, abbiamo fatto forse 70-80 incontri, c'è il progetto pubblicato, tutto quello che è previsto per il Viale Poeto, per tutto quanto, in parte lo stanno costruendo, ma non tutto può essere fatto tutto in una volta. Arriviamo da decenni, quindi la città si sta trasformando in questo momento. Ho detto che è tutto conosciuto, si tratta di se città ciclabile, no, però... Saranno altre 80 riunioni. La prossima riunione la invito, così vede tutti i progetti e così conosce anche come si sta evolvendo. No, sì. Allora, c'è un cittadino che fa domande, non è che si risponde, è conosciuto, eccetera. È già previsto. Tutto ciò che lei ha detto è previsto. Ovviamente per tante altre questioni che ha posto come bancarella eccetera ci sono non come dire, la volontà o disponibilità da parte nostra, ci sono le norme che già consentono, ovviamente non può essere un'occupazione cioè tanto da eliminare il lungomare e quindi ci sono già tutte le norme, diciamo che tutto quello che lei ha definito è possibile e per una buona parte, se non per tutto ciò che è indicato come lavori, interventi, eccetera, è già previsto. Quindi nel corso dei mesi già si vedranno le panchine, si vedranno le fontane, l'area cani, in sintonia diciamo con quello che lei ha detto. Franca Corrà, la signora, c'era il dopo. Buonasera. Una domanda, io sono un'abitante del Poeto, prima fermata, privata la domanda perché di fronte a casa mia hanno messo il palo della luce, appunto che lei stava dicendo prima abbattimento, probabilmente il progetto è stato fatto su una vecchia, per cui di fronte al nostro cancelletto pedonale c'è un bellissimo palo della luce, poi... Non ci manca niente, non ci hanno fatto il passaggio pedonale. Mia madre che ha 82 anni mi domanda come potrà uscire di casa, perché c'è appunto il prato e quindi per uscire da casa nostra dovrebbe passare sul prato e dice io non me la sento perché... Sì, 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 appunto. Sì, penso di sì. Hanno messo il palo nuovo? Il palo c'è e noi l'avevamo anche detto quando l'hanno messo. Sì, nuovo. Sì, un bellissimo palo nuovo. Ok. La ringrazio. Grazie, grazie a lei. Se ci sono segnalazioni da fare, intanto non parlate con gli operai, sembra non parlate col conducente, uguale. Non parlate con gli operai. Chiedete sempre del responsabile del cantiere. Allora questa cosa qua, siccome ci sono anche le persone degli uffici dei lavori pubblici presenti qua al dibattito, almeno l'assessore più la segretaria dell'assessore che stanno anche prendendo nota, questo lo segnaliamo subito, ci mancherebbe altro. Prima fermata, Viale Poeto 120, Viale Poeto 128, palo e accessibilità per la casa. C'era una signora, ecco, c'era la signora. Se non deve offendermi può parlare al microfono.
Io per Malosi? Signora, ma che? È un problema che forse vogliono conoscere. Io ho un'autoironia sterminata, guardi. Quindi proprio estesa. Si vergogna di parlare col microfono. Io ripeto, allora, io ripeto, la signora si vergogna di parlare col microfono, lei parla e io ripeto. La signora è la signora Maristella. Maristella Argiolas. Allora, lei ripeta. Ripeto. Lei ha detto che avete garantito l'accesso a tutta la spiaggia. E invece no. Lei ha detto che avete garantito l'accesso a tutta la spiaggia e invece no. Perché no? Perché da noi si interrompe. No, da voi dove? La signora è la titolare. Lo so. Però si vergogna la signora. Della Ramacao. Dell'Iguana, scusate. La titolare dell'Iguana. No, io volevo l'accesso alla spiaggia, visto che l'investimento noi lo stiamo facendo, è anche molto bello. Lo so. 180.000 euro, però si sono finiva visto molto bello. Vorremmo garantire non soltanto l'accesso a chi va fuori. Sì, poi ripeto, poi ripeto. A chi pulisce la spiaggia, a tutti. Parla. No, basta, basta. Non ti vergognate. No, basta. Basta. Non c'è nessuno. Ho capito. Vai. Ho capito. Allora, il tema è questo. C'è un punto dove c'è all'altezza del chiosco Iguana, che ha una. E anche prima a Ramacao Iguana, che ha una difficoltà, la via dell'idrova, una difficoltà dal punto di vista dell'accessibilità alla spiaggia. Dal punto di vista dell'accessibilità alla spiaggia abbiamo un quello che faremo anche per tutti, cioè i deck eccetera. Il vostro problema è un altro, cioè il vostro problema è un problema relativo al fatto che proprio in quel tratto siete in mezzo a una zona dove i parcheggi sono o quelli dell'ottagono, giusto? O quelli o quelli della via. Vabbè, una il problema è arrivarci. Allora, il problema è questo: quando si arriva da dietro l'ospedale, quindi si attraversa via dell'Idrovora, ci si trova di fronte un cantiere, quindi la strada sbarrata, e ci sono due cartelli, uno che impedisce di andare a sinistra, quindi verso l'ospedale dove si passava prima per andare al pronto soccorso, e uno a destra che dà l'obbligo di girare di nuovo per forza a destra, quindi si torna indietro verso l'ippodromo. Quindi molte persone che anche prima venivano nella nostra fermata non sanno che devono fare il giro dietro l'ospedale, andare a fianco al campo sterrato, quello di fronte all'ottagono, e tornare indietro. Molte persone non lo sanno, quindi pensano che quel tratto di spiaggia non sia più accessibile. Molte persone che vanno all'ospedale, all'AIAS, all'unità spinale dell'ospedale, molte persone che frequentavano la nostra fermata, siamo noi a Ramacao, la Dolce Vita, non siamo solo noi, siamo tre chioschi che molto probabilmente è un fallimento sicuro, proprio lo diciamo chiaramente. Abbiamo investito 180.000 euro, abbiamo questo mutuo da pagare, ancora quello del chiosco vecchio, stiamo investendo su una cosa che molto probabilmente non ci darà più da mangiare, perché noi lavoriamo 3 mesi all'anno e cerchiamo di mantenerci tutto l'anno con quello, quindi sono spese abbastanza grosse. Dire che siamo terrorizzati è poco. Mia mamma, io l'ho vista in questi 8 mesi, piangendo un giorno sì e l'altro pure, non si sapeva se fare di nuovo, accendere questo mutuo. Adesso stiamo lavorando e un po' ci stiamo tirando su il morale, però vediamo anche i vigili che un giorno se l'altro pure ci dicono: non dovete stare qua con le macchine e portatele via, e noi non sappiamo dove mettere le macchine, cioè stiamo lavorando. Quindi tante cose messe insieme che ci stanno buttando giù moralmente. Ieri sono venuta a fare le fotografie a tutte le targhe delle macchine: no, no, non potete stare qua. Ma come? Come? Intanto andiamo a continuare al suo questo problema. E poi non avrei finito comunque. Allora, sì, giusto, e poi anche il problema di una signora, non mi ricordo prima, la signora che stava parlando del fatto che i ciclisti passano come se stessero facendo una gara. Molte volte anche noi stessi siamo stati quasi travolti, investiti da dei ciclisti che ci stavano anche mandando con un bel segno in quel paese. No, e in teoria dovrebbe anche essere un cantiere, quindi dovrebbero entrarci solo gli addetti ai lavori e i concessionari che stanno facendo i lavori, le macchine che passano nella zona dei ciclisti, i ciclisti che passano sopra la zona per i pedoni, macchine contromano. Non dovrebbe essere un cantiere addetto solo a chi sta facendo i lavori? Sono tanti i problemi che
ovviamente ci stanno proprio buttando giù, non sappiamo il problema, allora questo delle biciclette lo risolviamo con la corsia ciclabile a fianco, e quindi avete ragione voi, adesso un cantiere, le persone passano su quella, su quell'ambito, e anche l'atteggiamento, quello, quello non va bene, proprio per questo stiamo definendo e delimitando le corsie ciclabili. L'altro aspetto è quello relativo all'accessibilità. Secondo me la cosa migliore è fare una conferenza stampa, un comunicato da parte nostra come comune, chiedendo agli organi di informazione di pubblicizzare che per raggiungere quell'atto bisogna parcheggiare l'ippodromo, andare a piedi, e comunque c'è questo sistema di rotatoria, come dire, grande, che è all'interno del... del... Si ferma la capolinea, da noi non li porta, certo, proprio. Cioè, sì, sì. Non arriva fino al capolinea. Sì. Si porta via, quindi non c'è un pullman che si può, l'express, sì. Cioè, dovrebbero rimanere 10 minuti, vanno, fermarsi al capolinea e poi riprendere. Quando arriva il pullman, cioè, il pullman sono da vuoto. Sì, no, no, bisogna, questo lo pensiamo, insomma, lo vediamo con gli assessori competenti. Va bene, io direi, ci sono altre domande? Altre? E poi? Roberto, vediamo se io devo andare. Facciamo una cosa per me. Sì, velocissimamente. Buonasera a tutti. Solo per dire che parte delle domande sono state soddisfatte da quello che ha detto già Massimo, in relazione in particolar modo alla questione dei militari al Poetto, no? Quella questione dei vari stabilimenti, che è una questione vecchia che da tempo ci turba. Però a proposito sempre di questo argomento, volevo segnalare a tutti voi, chiaramente in prima persona al sindaco e alla giunta, che proprio sopra Marina Piccola i militari ci hanno lasciato ancora qualche ricordo spiacevole, mi riferisco in particolar modo all'ex poligono chimico, e tutta l'area anche retrostante andrebbe chiaramente monitorata forse con maggiore attenzione. Detto questo, non possiamo che apprezzare l'esauriente esposizione che hai fatto, è molto articolata e complessa, e sei stato assai preciso, anche colto alcuni aspetti. Solamente due cose velocissime. La prima, non dimentichiamoci amici che Cagliari è una città lagunare, questo l'abbiamo rimosso dalla nostra mente, ma dobbiamo ritornarci, e come tale vanno anche recuperati qui che sono i simboli della nostra città. Penso alla torre del Poetto che sta crollando, chiaramente lo so che non è una competenza soltanto, esattamente, abbiamo ancora la torre della Quarta Regia, amici miei, sta sparendo, viene saccheggiata tutti i giorni praticamente, non c'è più nulla, anche quello è un simbolo importante della nostra città di Cagliari. E poi l'ultimo aspetto, chiaramente quando si parla di Poetto cerchiamo di pensare sicuramente chiaramente alla sicurezza, allo svago, alla fruizione eccetera, ma non dimentichiamo anche una lettura antropologica di cos'è stato il Poetto, di cos'è e di che cosa può rappresentare, quindi un'attenzione particolare su questo tema che ritengo vada sicuramente recuperato. Grazie. Grazie a te Roberto, sì, indubbiamente delle belle sollecitazioni sia sulla città lagunare che sulle torri, dove abbiamo già sensibilizzato la Conservatoria delle Coste che ha una serie di interventi per sistemare tutte le torri insomma, della città. C'è qualcun altro? Sì, ci sono ancora due domande. Ignazio Picchiri? Non c'è? E Antonella Onali? Io ho resistito fino alla fine nonostante il freddo glaciale, l'età ormai la mia età ormai è avanzata, per due motivi. Il primo, voglio ancora ringraziare, è la terza volta mi pare che partecipo a questi incontri, e tutte le volte io resto sorpresa dalla disponibilità, perché se ripenso al passato non si è mai mosso nessuno, quindi il fatto che voi veniate periodicamente è una cosa che è degna di nota, vi ringrazio. Volevo anche dire, prima si è aperta una polemica secondo me eccessiva, che io non capisco perché si debba contestare
l'apertura dei bagni, cioè è un cantiere che è aperto. Se in casa mia faccio dei lavori non posso pensare che tutto sia chiuso brevemente. Ecco. Allora, siccome tanto si è parlato anche di Via Cadello, una tragedia, io faccio questa considerazione, che dopo anni di immobilismo di chi governava, è nostro, perché abbiamo assistito vergognosamente in silenzio al disastro del ripascimento. Io metterei chi l'ha fatto a raccogliere col secchiello granello per granello e riportare la sabbia. Quindi, ecco, quindi adesso che finalmente ci muoviamo, certo ci sono dei disagi, ma la città sta cambiando e di questo voglio ringraziare. Però, ecco, la cosa negativa per cui ho resistito stoicamente, che la mia preoccupazione è che si parla solo di lungomare. Io abito alla Quinta, una delle vie, via Rodi, via Comino, via Isola Molara, via... allora, dove i marciapiedi non ci sono. No, ha detto, la mia domanda è quando, cioè questo dopo, che tempistica ha, perché siamo in una situazione brutta, brutta. E poi volevo chiedere anche se è previsto in tempi ragionevoli il collegamento con la metropolitana, se è pensabile, il porta a porta, perché non ho capito se prima ne avete parlato, e poi, forse è una sciocchezza, tornando al problema dei vigili, ma non si potrebbero neanche utilizzare, considerando che durante l'inverno ci sono dei vigili che seguono le scuole, le uscite, quelli non si potrebbero, almeno nei mesi estivi, una parte almeno di quella, perché siamo totalmente abbandonati e noi ci viviamo. Grazie. I lavori sui marciapiedi e le zone, diciamo, attorno partiranno a partire dall'autunno, autunno, inverno e così via, i primi lotti e poi a seguire. Gli altri aspetti sui nonni vigili, insomma, non hanno esattamente le competenze, però ho parlato di assunzione a tempo determinato, la legge lo consente, stiamo studiando, cioè la legge lo consente, non è proprio così semplice, però per poter dotarci di ulteriori vigili per il controllo. Poi l'altra questione era quella legata ai lavori, al cantiere, diciamo che i lavori termineranno tutti, insomma, gli arredi eccetera, tra settembre e ottobre. Noi abbiamo detto i deck li rinviamo per la questione della stagione estiva, dopodiché il poeta, quindi nel lungomare non metteremo più mano per anni e anni, per decenni speriamo, quindi sì, anche il gas portiamo da voi, sì. Allora, abbiamo già fatto tutto con Isgas, ovviamente c'è il tema dell'ultimo miglio, che è una cosa di legge, insomma, però anche quello... No, non dovrebbero essere tempi lunghi, perché loro hanno tutto l'interesse ad avere utenti. Cioè io, se vendo gas, ho l'interesse a vendere gas, se il gas non arriva dagli utenti, quindi anche loro, insomma, erano intenzionati a accelerare. Allora, non ci sono altre domande. Io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio chi ha avuto la pazienza, anche la tenacia, visto il clima, di resistere fino alla fine. Speriamo di rivederci presto per un'altra assemblea, oltre che per l'inaugurazione, per festeggiare. Grazie a tutti, buona serata.